Oggi vediamo cosa costa una baita, una casetta, un piccolo appartamento nel bosco. Facciamo un po' di prezzi. Dipende ovviamente da dove si trova. Vi faccio vedere più o meno per capire la Sono situazione. delle baite accessibili anche comunque con delle auto, con dei gippini, quindi sicuramente costano di più di una situazione non accessibile con l'auto. Però ci sono tutta questa serie di paesini che sono nel bosco dove gli appartamenti costano veramente poco. Dipende uno che scelta fa. La soluzione meno costosa è quella di una palazzina con diversi appartamentini nel bosco. Che vivi nel bosco, che sei nel bosco. Qual è la situazione che costa di meno in assoluto? Nelle valli bergamasche, nella Lombardia alta, nel Sondriese, in provincia di Como, di Bergamo, di Lecco, ma credo anche dalle parti dell'Oltrepò Pavese, diciamo che i prezzi non sono elevati, perché tendenzialmente, purtroppo, la gente tende ad andare a vivere in città. Non so, forse per il lavoro, per la comodità. E il prezzo lo fa molto la componente se il posto è raggiungibile con la macchina o a piedi, oppure con una gippina. Perché sicuramente se il posto è raggiungibile con la macchina, ti costa sicuramente di più di un posto che magari di una baita loculo che raggiungi solamente a piedi. E i prezzi dipende anche dalla condizione che un paio d'anni fa qui ne vendevano una di baita, non era ben messa, adesso visto che il proprietario l'ha presa l'ha rifatta. Dipende anche ovviamente dalla metratura. Nel senso che se la baita è solo la baita è un conto, se la baita è anche un terreno è un altro conto. Dipende dagli allacciamenti che c'ha, sia degli allacciamenti elettrici, generalmente il gas non c'è perché c'è una bombola oppure c'è una stufa. Però diciamo che i prezzi possono variare da un 25.000 a un 50. Con punte, secondo me, che potrebbero arrivare anche a 100.000 euro, dipende che situazione vuoi. Certo che se vuoi una bella casetta nel bosco con un po' con qualche situazione di anche di camere, ti costa, dipende. Qui ci sono molte situazioni, per esempio, nelle palazzine di 2 o 3 piani. Hanno costruito molto, diciamo, residence nel bosco, residence, chiamiamoli residence, anche un po' datati, dove puoi trovare a 25.000, 25, 30.000. Oppure potresti anche fare la scelta di prenderti una situazione nei paesini, che poi quei paesini sono micro, proprio micro, dove non sei isolato, ma sei praticamente nel bosco, praticamente ci sono tante situazioni di case che esci di casa e sei nel bosco e lì puoi trovare appartamenti a 25-30 mila. Quindi secondo me i prezzi vanno da quello, da 25 a 50 mila. Uno potrebbe avere una casa in città o due, oppure una bella casa in città, si prende un loculo qui e magari affitta quell'appartamento che ha in città ha degli studenti e può vivere nel bosco con gli affitti. Io ho un amico che non ha mai lavorato in vita sua, perché vi ho già spiegato che per non lavorare non devi neanche cominciare, che avendo la fortuna di avere un appartamento in città a Milano, lo affitta a studenti, ci fa 1.200-1.300 al mese, ne ha buttati dentro 5 e lui vive con gli affitti. Cioè, lo puoi fare se decidi di vivere nel bosco, ragazzi. Cioè, alla fine che cosa ti manca? Un po' di legna da mangiare, eccetera, eccetera. Oppure se puoi anche lavorare dal bosco, se fai dello smart working. Cioè, però questo non è il discorso di vivere. I prezzi sono questi. È chiaro che magari una situazione di una casa bella singola nel bosco, che
che può essere una baita un po' più attrezzata, con magari diverse stanze, eccetera, eccetera, magari ti costa 100.000 euro, ti costa 80.000 euro, ti costa 60.000 euro. Una piccola baitina ti può costare 30.000. Dipende ragazzi, dipende dalla situazione. Diciamo che con le offerte che ci sono in giro non è facile trovare, perché chi ce l'ha difficilmente se ne slibera. Però secondo me piccole realtà a 30.000 si possono trovare. Ho fatto una sgambata qui, per esempio vedete qui sono tutta una serie di baite nel bosco, che sono belle queste qui. Queste qui non è che costano poco, però più di lì ci sono delle costruzioni con degli appartamentini che sono dei monolocali o bilocali, quelli lì potrete trovare anche a 25-30.000. Guardalo qui, guardalo qua sopra, un piccolo di orso, però è tranquillo, eh. Bellino, guarda che orsocchiotto, guarda che bello. Piccolino, qui tranquillo, qui nel bosco. C'è anche una volpe. Costa vivere nel bosco, dipende da quello che vuoi. Questi sono nel bosco, delle casette, sicuramente costano un po' di più di una baita, ma non esageratamente.